Ciao a tutti, benvenuti nella seconda lezione del corso basico di Uncinetto Tunisino. Nella prima lezione avevamo visto le basi e il punto tunisino semplice. Oggi vedremo insieme i vari tipi di aumento che ci sono nella tecnica dell'uncinetto tunisino. Ho preparato questi campioncini in cui in ognuno, in ogni riga, ho lavorato due aumenti al centro. Per ognuna di queste mostre lavoreremo insieme una nuova riga per imparare il tipo di aumento. Il primo tipo di aumento che vedremo insieme è il gettato, cioè aumentare lavorando un gettato. Lavoriamo con il punto tunisino semplice che abbiamo imparato fino al prossimo aumento. Quindi, per esempio, se devo aumentare nel punto numero 9, lavoro 8 punti normalmente e prima di lavorare il nono punto, lavoro l'aumento, che in questo caso è un gettato. Quindi portiamo il filo sull'uncinetto, così, semplicemente, ed entriamo nel prossimo punto portando fuori il filo normalmente. E in questo modo abbiamo fatto l'aumento. Lo rivediamo, facciamo un aumento anche nel prossimo punto, quindi filo sull'uncinetto e questo è il gettato, quindi l'aumento. Entriamo nel punto e portiamo fuori il filo. In questo modo abbiamo fatto due aumenti. Terminiamo la riga lavorando un punto in ogni punto e lavoriamo il ritorno normalmente, chiudendo tutti i punti. E quando arriviamo al gettato lo chiudiamo come un punto normalmente, così. E questo è l'aumento lavorando un gettato. Questo tipo di aumento è semplicissimo, lo possiamo fare sia all'inizio che al centro del lavoro e come vedete crea un forellino. Questo aumento è ottimo se vogliamo creare, diciamo, un elemento decorativo con questi forellini, invece non va bene se vogliamo fare un aumento che non si veda. Il secondo tipo di aumento che vediamo insieme è quello che lavoreremo nella gobbetta posteriore. Come prima lavoriamo tutti i punti fino ad arrivare al punto in cui dobbiamo lavorare l'aumento. E una volta arrivati al punto in cui dobbiamo lavorare l'aumento, prima di lavorare questo punto, lavoriamo l'aumento. La gobbetta posteriore è questa che vediamo dietro alla barretta verticale. Questa è la barretta verticale in cui dovremo entrare e questo filetto che c'è dietro, questa, è la gobbetta posteriore. Quindi entriamo in questa gobbetta, portiamo fuori il filo, e questo è l'aumento e lavoriamo il punto normalmente. Lo rivediamo anche nel prossimo punto, quindi questa è la barretta del prossimo punto e questo filetto che vediamo dietro è la gobbetta posteriore. Entriamo nella gobbetta, portiamo fuori il filo, entriamo nel punto e portiamo fuori il filo. In questo modo abbiamo fatto due aumenti. Terminiamo la riga e vediamo il ritorno. Anche in questo caso lavoriamo il ritorno normalmente. Chiudiamo un'asola per il primo punto e due asole per tutti gli altri. Anche per gli aumenti. Questo tipo di aumento lo possiamo fare all'inizio, alla fine e al centro della lavorazione ed è l'aumento che si fa notare meno. Quindi non ci sono forellini nella lavorazione e si nota meno di qualunque altro. Quindi questo è ottimo quando dobbiamo lavorare aumenti senza che si vedano troppo. Il terzo tipo di aumento che vediamo insieme è quello che lavoreremo nella barretta superiore. Lavoriamo un punto tunisino semplice in ogni punto fino a prima dell'aumento. E arrivati al punto in cui dobbiamo lavorare l'aumento,
Abbiamo detto che in questo caso lo lavoriamo nella barretta superiore. Quindi questa è la barretta verticale e qui tra un punto e l'altro c'è una catenella. Questo sopra è la barretta superiore. Quindi entriamo in questo modo prendendo questo filetto e portiamo fuori il filo, e questo è l'aumento, e lavoriamo al prossimo punto. Lavoriamo un altro aumento per vedere meglio. Quindi questo è il prossimo punto e questa è la catenella che c'è tra un punto e l'altro. Questo filetto sopra è quello che chiamiamo la barretta superiore. Entriamo qui, portiamo fuori il filo e questo è l'aumento e lavoriamo al prossimo punto. E lavoriamo un punto tunisino semplice in ogni punto fino alla fine della riga. E come per gli altri tipi di aumenti, lavoriamo il ritorno normalmente. Anche negli aumenti. Questo tipo di aumento lo possiamo lavorare all'inizio, alla fine e al centro della riga. Però, come vedete, crea dei bei forellini che possono essere utilizzati come elemento decorativo, ma se vogliamo un aumento che non si veda, questo non è l'aumento giusto. Quest'ultimo aumento che vediamo insieme è l'aumento punto pieno. Si chiama così perché per fare l'aumento lavoriamo un punto pieno. Come negli altri casi, lavoriamo un punto tunisino semplice fino a prima dell'aumento. E per lavorare l'aumento lavoriamo un punto pieno, che vuol dire entrare tra una barretta e l'altra. Quindi questa è la barretta del punto precedente, questa è la prossima barretta in cui dovremmo entrare e qui c'è un forellino. Dobbiamo entrare proprio tra un punto e l'altro, quindi sotto la catenella che c'è tra un punto e l'altro, nel forellino. Entriamo e portiamo fuori il filo. E questo è l'aumento. E lavoriamo il prossimo punto. Ne lavoriamo un altro. Quindi tra un punto e il successivo punto entriamo proprio nel forellino sotto la catenella. E portiamo fuori il filo. E questo è l'aumento e lavoriamo il punto. Lavoriamo normalmente tutto il resto della riga. E lavoriamo normalmente anche il ritorno. E questo è il risultato. Anche questo punto lo possiamo lavorare all'inizio, alla fine e al centro della riga. Come vedete, crea anche questo dei forellini, ma possono essere utilizzati come elemento decorativo. Chiaramente anche questo, se volete un aumento che non si veda, non è l'aumento giusto. Vediamo ora come aumentare all'inizio e alla fine della riga nel caso in cui dovessimo avere più di un punto, quindi aumenti multipli da aumentare all'inizio o alla fine, come per esempio nel caso in cui stessimo facendo una maglia in un unico pezzo e dovessimo aggiungere le maniche. Diciamo che dobbiamo aumentare nella prossima riga 5 punti all'inizio. Quindi una volta terminata la riga di ritorno, lavoriamo un numero di catenelle uguali ai punti che dobbiamo aumentare. Quindi nel nostro caso 5. 1, 2, 3, 4, 5. Come per le catenelle iniziali, vi consiglio di lavorare queste catenelle un po' morbide. E lavoriamo i punti, in questo caso il punto tunisino semplice, come se fosse la prima riga, quindi partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavorando nel filetto dietro, quindi nella gobbetta dietro, carichiamo tutti i punti. Quindi il primo è già nell'uncinetto, 2, 3, 4 e 5. E a questo punto, il primo punto che non abbiamo mai lavorato perché era il punto di bordo, diventa un punto. E questo è il punto di bordo. Quindi, questo è il punto di bordo,
1, 2, 3, 4 e 5, questi sono i nostri 5 aumenti e lavoriamo normalmente il resto della riga. Ed ecco qua l'aumento. Nella nostra mostra iniziale avevamo 10 punti, ne abbiamo aggiunti 5 e quindi ora abbiamo 15 punti. Vediamo ora come fare invece per aumentare alla fine della riga. In questo caso dobbiamo tagliare il filo con cui stiamo lavorando e agganciare un nuovo filo. Quindi tagliamo questo filo. Prepariamo un cappietto iniziale. E montiamo un numero di catenelle uguale al numero di aumenti che dobbiamo realizzare, quindi nel nostro caso 5. 1, 2, 3, 4, 5. E terminiamo la riga di andata caricando anche questi punti, quindi come abbiamo imparato, partendo dalla seconda catenella, perché la prima è già sull'uncinetto, e lavorando sulla gobbetta dietro, carichiamo questi 5 nuovi punti. 2, 3, 4 e 5. E lavoriamo la riga di ritorno come abbiamo imparato, quindi per il primo punto passiamo solo tramite un'asola e per tutti gli altri tramite due. 2, 3, 4, 5 e uniamo i due pezzi, chiudendo normalmente passando tramite due. E questo è il risultato dell'aumento multiplo all'inizio e alla fine della riga. Alla fine della lavorazione, con il filo che abbiamo tagliato della lavorazione, colleghiamo questo punto da cui esce il filo agli aumenti. Quindi entriamo nella quinta catenella, 1, 2, 3, 4, 5 e colleghiamo il punto. In questo modo, sul retro faremo un nodino e perderemo il filo. In questo caso non dobbiamo tirare troppo il filo, altrimenti arricciamo quest'ultimo punto. E questi sono i 4 tipi di aumento che abbiamo visto che abbiamo a disposizione. Il gettato, l'aumento nella gobbetta posteriore, l'aumento nella barretta superiore e l'aumento lavorando un punto pieno. Come potete vedere, quello in cui si nota meno l'aumento è proprio quello lavorato nella gobbetta posteriore. Negli altri tre invece sono abbastanza evidenti i forellini creati dall'aumento. Ma in particolare in questi due, secondo me, il forellino creato può diventare un elemento decorativo. Abbiamo visto inoltre l'aumento multiplo, sia all'inizio della riga che alla fine. E anche per oggi abbiamo terminato. Nella prossima lezione vedremo come fare le diminuzioni. Come sempre vi ringrazio di aver seguito anche questo tutorial, spero che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un bel like, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Aspetto i vostri messaggi qui sotto al video, vi aspetto nella prossima lezione e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!